E se vuoi possiamo passare direttamente all'altra trasmissione, diciamo, all'altro tema, che è le mafie, aboliamo le mafie, che vorrei aggiunto sempre appunto tanto per introdurre, per fare un collegamento col passato, è una trasmissione che abbiamo inaugurato, che abbiamo sì, diciamo inaugurato, una serie che abbiamo inaugurato con l'apertura del tuo sito aboliamolemafie.it, con cui tu ci dai praticamente la possibilità, dai la possibilità a tutti quanti coloro che navigano su internet di usufruire di una semplificazione, diciamo, di un approccio semplificato al problema mafia, attraverso anche con il primo documento inaugurale, tra virgolette, che è la pubblicazione appunto della relazione della Commissione Antimafia, postato con un'attenzione grafica, con sottolineature, con differenze cromatiche, con alcuni commenti ben separati dal testo, molto importanti, affinché anche l'utente di internet non abituale, non avvezzo a certe terminologie e a certe impostazioni, sì, abbastanza prolisse, magari anche burocratiche, possa avere un quadro delle informazioni relative a questo fenomeno e a come la Commissione Antimafia sta cercando di arginare, insomma, o almeno di indirizzare la politica antimafia. Ecco, su questo hai informazioni, sì, nuove? Ma sì, c'è una non novità. Guarda, un accorgimento tecnico, Gianni, siccome io vedo il, sì, tuo video asincrono, prova magari a spegnere e riavviare il, sì, tuo video, subito, così vediamo se si allinea. E allora, io c'ho per i nostri web ascoltatori, per quanto riguarda la trasmissione Aboliamo le mafie, una non notizia. La non notizia è che non ci sono novità e questo è molto grave, perché sì, dov'è lo stato dell'arte? Lo stato dell'arte stava che a maggio Giuseppe Pisanu, che è il presidente della Commissione Antimafia, ha fatto da relatore a quella che è la relazione di mezzo termine della Commissione, cioè si usa a metà legislatura fare un po' il punto delle attività di inchiesta, dove la Commissione Antimafia è arrivata, presentarla alle Camere, presentarla al Parlamento e quindi presentare questa relazione. La relazione deve essere approvata dalla Commissione. Allora che cosa accade? Accade che a metà maggio Beppe Pisanu presenta questa relazione. Questa ha impegnato la Commissione in diverse sedute, con un andamento abbastanza lento, perché flagellata dai lavori parlamentari, flagellata da tutto quanto un sistema regolamentare, da tutto quanto un'impostazione dei lavori parlamentari che secondo me andrebbero rivisti, ma è altro discorso. E si è arrivati a srotolare un dibattito che vede la Commissione quasi unanime rispetto alle parole di Beppe Pisanu, con tantissime proposte di modifica, ma queste proposte di modifica sono tutte quante in aggravamento a quello che dice Beppe Pisanu, e quindi aggravano le riflessioni molto, molto precise e allo stesso tempo molto preoccupanti che contiene questa relazione. Ad oggi purtroppo ancora non c'è la seduta di approvazione, eppure è passato giugno, luglio, agosto, settembre, adesso siamo a metà ottobre, per cui da maggio sono passati 5 mesi pieni. Togliamo magari un mese e mezzo che è la vacanza dei parlamentari, abbondante, tutto quello che vogliamo, cioè si è veramente in forte ritardo, in fortissimo ritardo nell'approvazione di questa relazione, che è molto importante perché contiene dati che sono sconvolgenti, dati che meriterebbero la convocazione di Camera e Senato per discutere in emergenza, non di leggi emergenziali, ma di discutere come affrontare questo fenomeno. E il problema è questo, la novità è una non notizia, cioè non è che la Commissione non si riunisce, continua a riunirsi. Ha audito ad esempio il prefetto di Roma, ha audito per quanto riguarda sempre Roma e il Lazio e la direzione distrettuale antimafia, cioè che ha fornito anche un quadro sulla città di Roma molto preoccupante, anche perché c'è stata recentemente una recrudescenza degli omicidi, solo una parte sono, diciamo, riconducibili alle attività mafiose. Però su Roma, Roma, come posso dire, è considerato
per la criminalità organizzata un campo neutro dove prima di tutto ci deve essere una pax mafiosa, perché si fanno gli affari e si investe soprattutto a Roma. Luogo di riciclaggio, ti posso dare le informazioni come romano e attento, esatto, sempre alla cronaca romana, ci sono state delle grandi delusioni da parte di alcuni cittadini romani che pensavano di vivere in quartieri considerati bene, quartieri collocati di solito nella parte limitrofa al centro storico nord, che invece hanno visto appunto una serie di esecuzioni veramente drammatiche, incivili, dir poco, insomma, ma proprio con un tipo di esecuzione proprio quasi da stato di guerra, proprio una cosa. E c'è stato appunto questo crollo di questo mito di questi quartieri beni, parlo di Prati per esempio, e piano piano e la scoperta di attività gestite da mafiosi proprio a poche centinaia di metri dai palazzi, da Palazzo Chigi per esempio, con dei bar che sono stati chiusi, gestiti appunto da, ed è evidente appunto che proprio in queste zone di facile investimento, lucroso e sicuro investimento, evidentemente i capitani mafiosi affluiscono per essere ripuliti, e quindi purtroppo assolutamente sì. Guarda, la situazione è veramente molto grave, e adesso in questa trasmissione io mi devo togliere un po' un sassolino dalle scarpe, per cui questo argomento, che è molto importante, lo accantoniamo perché ne abbiamo già parlato, però poi in una prossima trasmissione riapprofondiremo nuovamente i dati, che sono sconvolgenti. Io ne riassumo soltanto due o tre, giusto per rendere l'idea e creare anche un po' d'aspettativa ai nostri web ascoltatori per la prossima puntata di Aboliamo le Mafie, che non sarà prima di un paio di settimane, perché prossimo fine settimana si è impegnati con la marcia internazionale per la libertà, sempre a Roma, per la libertà dei popoli oppressi, poi la settimana successiva è il weekend congressuale di Radicali Italiani, quindi poi ritorneremo fra tre settimane ad una regolarità di queste trasmissioni. I dati sono questi, non lo dico io, non lo dice una fonte giornalistica presa così a caso, ma abbiamo più fonti, tutte convergenti, che dicono questo. Vabbè, prima di tutto le fonti, la Guardia di Finanza, la Direzione Nazionale Antimafia, la Direzione Investigativa Antimafia, la Corte dei Conti, gli istituti di ricerca che hanno avuto in affidamento ricerche specifiche, hanno avuto in affidamento incarichi da parte della Commissione Antimafia, cioè fonti assolutamente autorevoli, fonti poi indipendenti e che non hanno avuto a che fare direttamente con la Commissione Antimafia, come ad esempio l'Istituto Eurispes, che anzi è quello che monitora e che ha incominciato già alcuni anni fa a fare quattro conti su quello che è il fatturato della mafia in Italia. Beh, le stime più prudenti, così come c'è scritto nella relazione di Beppe Pisano, stimano il fatturato lordo delle mafie in 150 miliardi all'anno, per cui qualche cosa che è circa il 9, qualcosa per cento del prodotto interno lordo italiano. Qui bisogna fare chiarezza, non è che questo è un prodotto interno lordo aggiuntivo, perché passa in alcune anche trasmissioni televisive, ho sentito più volte. Siccome poi qualcuno scioccamente ha fatto l'osservazione nel dire vabbè, comunque ci sono intere economie che sono rette dall'economia mafiosa, e se venisse meno l'economia mafiosa avremmo delle ripercussioni anche nell'economia proprio legale, cioè non è assolutamente vero, ci si lavora con logiche completamente diverse, bisogna capire, cioè questi 150 miliardi che è il fatturato della mafia non è altro che un drenaggio che viene fatto delle risorse del prodotto interno lordo. Cioè, pensiamo soltanto allo spaccio delle sostanze stupefacenti, cioè qual è il prodotto interno lordo aggiuntivo che viene creato dallo spaccio di sostanze stupefacenti? Non esiste. Questi sono miliardi di euro che vengono anzi sottratti al prodotto interno lordo italiano e che finiscono nelle disponibilità dei mafiosi. Quindi è esattamente il contrario. A questi 150 miliardi si aggiungono, questo è un dato veramente nuovo, un elemento di novità, i 50 miliardi che le mafie introitano dal gioco lecito e illecito. C'è una specifica relazione condotta da uno dei comitati di Commissione Antimafia
il cui presidente è il senatore Ligotti di Italia dei Valori, e che ha condotto questa questa indagine, questa inchiesta, e ne sono uscite fuori due relazioni, una di seguito all'altra, molto approfondite, molto puntuali, molto precise, approvate dalla Commissione all'unanimità. Quindi arriviamo a 200 miliardi. E poi c'è la Corte dei Conti che ci dà un altro dato e che stima il danno economico della corruzione in Italia, che per il 2010 è stato di 60 miliardi di euro e che per il 2011 si prevede su questo un incremento del 30%, per cui passeremo da 60 miliardi a qualcosa come 80 miliardi, poco meno di 80 miliardi. Ecco, qui il costo della corruzione è un qualche cosa i cui confini sono un po' meno definiti, no? Perché è chiaro che soltanto un sempliciotto potrebbe pensare che in Italia corrano 60 o 80 miliardi in mazzette, no? Mazzette in moneta sonante, tant'è che la Corte dei Conti è stata molto chiara, è il danno economico prodotto dalla corruzione. Cioè, per fare un esempio molto banale, la corruzione può portare ad una gara d'appalto truccata dove magari è corsa una mazzetta, magari una mazzetta del 2%, che è poca cosa, però questo 2% poi dopo è ampiamente recuperato magari sulla qualità del lavoro, sulla qualità della fornitura, certo. Cioè trucchi e trucchetti che vengono poi dopo fatti nell'erogazione del bene o del servizio. Sistema dei subappalti, no? E così via. Tutta una serie di cose sono abbastanza complice, abbastanza anche complesse. Le procedure col massimo ribasso. Esatto. E vabbè, le procedure col massimo ribasso, quello lì è una festa proprio per le mafie, perché ad esempio molte commesse oppure tantissimi subappaltatori che vanno ad eseguire dei lavori o a fare delle forniture, non gli importa proprio minimamente se loro ci rimettono, ci guadagnano su quello, ma hanno necessità di accaparrarsi quelle commesse proprio perché hanno bisogno di riciclare del denaro. Però ritornava ai 60 miliardi incrementati del 30%, per cui era una cifra nel 2011 di circa 78 miliardi di euro, che è il costo sociale della corruzione in Italia. Molti di questi miliardi andranno nelle disponibilità delle mafie, perché è logico, cioè non tutto ma una parte consistente. E allora questo fatturato è arrivato a oltre 200 miliardi di euro, saranno 220, 230 miliardi di euro all'anno che le mafie fatturano. Questo è un dato assolutamente sconvolgente, sì. Però la Commissione Antimafia ha un problema. Ecco, volevo dedicare gli ultimi minuti di questa trasmissione a spiegare anche, chiamiamolo il concetto Saviano. Tu dici, non è un concetto nuovo, un teorema, un qualche cosa di sociologico, è una cosa che mi sono inventato un po' io. Adesso cercherò di spiegartela. Nel dibattito che è uscito in Commissione Antimafia, durante la presentazione di questa relazione di mezzo termine non approvata di Beppe Pisano, si è snodato poi dopo un dibattito. Devo bere un po' d'acqua perché la voce, siccome sono un po' raffreddato, è un po' più offesa del solito. Allora, nel dibattito prende la parola il senatore Achille Serra, il quale, ecco, cito le sei righe, certo. Poi dopo lui continua ampiamente, però a me mi interessano queste prime sei righe. Senatore Serra dice: signor Presidente, desidero anzitutto congratularmi con lei per la relazione. Sono d'accordo su tutti i punti da lei sottolineati e desidero puntualizzarne e chiarirne meglio alcuni. Lei dice giustamente che la mafia è prevalente al sud, segnatamente in alcune zone, e che non meno preoccupante è la mafia al centro-nord. Si tratta di ciò che si è sempre sostenuto e che deriva anche dai fatti. Non c'è bisogno di tale Saviano per raccontarci l'andrangheta a Milano e nel nord. Negli anni 1968 e 1969 Milano aveva un certo Joe Adonis che gestiva la mafia italo-americana in tutti i locali notturni, eccetera, eccetera. E il senatore Serra, qui varrebbe la pena, no, andare a ripescare il documento registrato da Radio Radicale, perché oltre alle parole è anche importante il tono della voce. Achille Serra in questo passaggio, quando diceva non c'è bisogno di tale Saviano, ce lo diceva con
quasi con, come posso dire, quasi con disprezzo nei confronti di Saviano, può dire sì, vabbè, cioè noi sono anni, io ho fatto pure, cioè Achille Serra cioè, ha avuto ruoli di responsabilità anche diciamo nella pubblica sicurezza. E quindi, come a dire, no? C'è bisogno di Saviano, ci viene a raccontare queste cose che la mafia è anche al nord, non c'è bisogno, viene lui. Sbaglia il senatore Achille Serra, ma sbaglia veramente molto, perché non tiene in considerazione una cosa. Storicamente tutti i documenti, tutte le relazioni di Commissione Antimafia, ad esempio il biennio di legislatura dove quando il Presidente del Consiglio è stato Romano Prodi, no? E all'epoca la Commissione Antimafia c'era pure, era stata istituita, ha fatto anche veramente un ottimo lavoro, il Presidente era Forgione, e Forgione addirittura della relazione ne ha fatto un libro, cioè una relazione a legislatura finita molto ricca, molto precisa, molto importante. Però addirittura ne è stato fatto un libro, ma questo libro non ha avuto le fortune dei libri di Roberto Saviano. Perché? E questa è la domanda che si dovrebbe porre Achille Serra. E un motivo c'è. Il motivo c'è perché la Commissione Antimafia ha un difetto, ha un grossissimo difetto nella comunicazione. Praticamente parla solo ed esclusivamente agli addetti ai lavori e non riesce a comunicare questa gravità all'esterno, neanche quando i presidenti di Commissione Antimafia scrivono i libri sul lavoro della Commissione Antimafia, finanche pubblicano la relazione conclusiva di legislatura della Commissione Antimafia con delle cose veramente pesantissime, cose che, ripeto, dovrebbero animare il dibattito giornalistico, politico, parlamentare per settimane e settimane, per fare in modo proprio di interrogarci tutti nel dire ma che cosa possiamo fare per arginare questo fenomeno che ci sta mangiando economicamente e socialmente l'Italia pezzo dopo pezzo e giorno per giorno. Con questo bisogna fare i conti. Beh, Roberto Saviano, certo, si sarà capito che io sono un estimatore, un fan di Roberto Saviano, qual è la capacità che ha avuto? C'è un'altra malignità che subisce Roberto Saviano quando si parla di lui, no? I giornali locali, ad esempio, si dice, cioè vai nei giornali locali, non lo so, in Calabria c'è Calabria Ora, il quotidiano della Calabria, tutte testate sul giornale di Calabria, tutte testate sconosciute ma molto note in ambito locale, ci sono in tutte le regioni. Se tu vai in queste redazioni, cioè il più delle volte non è visto bene Roberto Saviano, perché dicono Gomorra la pubblichiamo noi tutti i giorni sulle pagine dei nostri giornali, e in più sono decine, addirittura non si contano più, i giornalisti che sono minacciati tanto quanto Roberto Saviano, che adesso ha la scorta perché i clan camorristici campani lo volevano ammazzare. Cioè, ci siamo dimenticati la straordinarietà di Gomorra e del libro di Roberto Saviano, che non sta in quello che c'è scritto, perché quello che c'è scritto, hanno ragione le redazioni nel dire noi Gomorra la scriviamo tutti i giorni nelle pagine dei nostri giornali, ma la straordinarietà di Roberto Saviano è stato che lui ha avuto questa capacità di sintetizzare e di mettere tutto in un libro facendo nomi e cognomi, perché spesso e volentieri purtroppo la Gomorra che viene pubblicata tutti i giorni sulle pagine del giornale locale non contengono i nomi e i cognomi, contengono degli esempi, dei forse, dei detti e dei non detti, cioè contengono delle timidezze, e dove comunque i nomi e i cognomi si fanno, c'è una disaggregazione delle notizie che non è nemmeno colpa delle redazioni, è una cosa che viene assolutamente naturale e spontanea, perché quando tu fai un quotidiano non ti occupi soltanto del problema delle mafie, ma ti occupi della cronaca, del costume, della festa e delle cazzate, della sagra, delle polpette, di tutto quello che accade giustamente in un paese, per cui tu apri il giornale e trovi chiaramente tutto, perché non esiste un quotidiano antimafia. Allora la straordinarietà del libro Gomorra è questo concentrato che lui ha saputo mettere insieme da giornalista sul campo, che ha potuto vedere con gli occhi suoi, ha fatto una
sintesi, ha avuto il coraggio di fare nomi, cognomi, 1+1, 2, ci ha fatto conoscere i nomi dei luoghi, noi conosciamo luoghi campani che prima non sentivamo nemmeno, voglio dire, tranne proprio per fatti eclatanti, e da lì è venuto fuori il fenomeno Saviano, e per questo va ringraziato per la vita, scusatemi, è la finezza che dico, per la vita di merda che adesso sta facendo, cioè affanculo magari milioni di euro che avrà guadagnato con i decine di milioni di libri che ha venduto in giro per il mondo e i diritti sui film e tutto quello che vogliamo, quando poi dopo questo qua non può nemmeno uscire per andare a prendersi un caffè al bar se non si muovono 7 persone. Cioè, Saviano non penso proprio che sia contento di come stia andando la sua vita personale, privata, attualmente, che è privata di qualsiasi, diciamo, concetto proprio di normalità, di vita quotidiana, no? Però Achille Serra sintetizza con questa frase ironica e della quale io mi dispiaccio molto, che è questo: e non c'è bisogno di quel tale Saviano che ci viene a spiegare che a Milano l'andrangheta c'è, perché siccome io ho fatto, non lo so, il senatore Serra, non ricordo bene se ha fatto il prefetto, il questore, qualcosa del genere, per un certo numero di anni, comunque vabbè, una persona che di pubblico, e il prefetto ha fatto, no, appunto, e quindi di ordine pubblico ne sa qualche cosa, mi dispiace un po' di questa frase qua, perché lui, quello che Serra non capisce, quello che la commissione antimafia non capisce da tanti anni a questa parte, è che non riescono a comunicare efficacemente. Chiudo, Gianni, tranne se non c'è qualche domanda specifica dalla chat, perché io non ho la... Dalla chat non vedo domande, soltanto che volevo magari prossimamente sollecitarti, abbiamo visto questa relazione, l'abbiamo, diciamo, percorsa, e abbiamo preso in esame l'economia, la finanza, le questioni di ordine pubblico, la vita delle persone, e poi si arriva a un certo punto dove il senatore Ligotti, parlando, prende in esame un'altra cosa importante, che praticamente è la questione di giustizia, che è un'altra faccia della medaglia, e dove praticamente si evidenzia che ci sta anche una giustizia che evidentemente non è efficiente, e dove dice, adesso dovrei riprendere il passo, è un po' difficile adesso prendere perché ero andato a vedere questo di Serra, praticamente dice che uno Stato, appunto, che ha una giustizia che è inefficiente, è praticamente in qualche modo alimenta l'antistato. Ecco qui, se mi permetti, ti volevo leggere queste righe. La crisi della giustizia è l'altro aspetto della medesima medaglia. Un paese dove la giustizia non funziona è un paese che vuole le organizzazioni criminali, perché è proprio dove la giustizia funziona che lo Stato dimostra la sua presenza e la sua vitalità. Una giustizia che non funziona alimenta l'antistato. E qui anche da radicali avremmo tanto da dire sulla giustizia, e a questo appunto io magari mi rimetterei alla prossima puntata per poter prendere in esame dov'è poi che appunto il senatore Ligotti parla e prende in esame le pecche che lui rileva su questo problema giustizia relativamente alla persecuzione dei reati mafiosi, sì, ma anche della prevenzione, insomma. Guarda, il senatore Ligotti, che è persona molto intelligente, anche persona, come ti posso dire, conoscitore della materia in quanto noto avvocato, vedo fra l'altro che è venuto Roberto in video, per cui questo significa che siamo alle ultime battute, sì. A lui sì. L'ingrato compito, però spero che ci conceda ancora questi 2 minuti per chiudere questo ragionamento. Ve li concedo, ve li concedo. Ah, grazie, molto gentile Roberto. E, dicevo, il senatore Ligotti è stato intervistato recentemente a Radio Radicale, gli è stato chiesto molto esplicitamente, oserei dire in modo quasi brutale, che cosa ne pensa della proposta politica radicale di amnistia, il quale lui è contrario, e in più non ha saputo fornire, come posso dire, una ricetta, forse perché non ci ha pensato, forse perché ancora sta cosa deve essere in maturazione, per andare a colpire il problema dei problemi che subisce la giustizia in Italia, che sono quei milioni di processi pendenti, e che se
se non solo attraverso un'amnistia, non potranno mai essere smaltiti se non attraverso quell'amnistia di classe strisciante che sono le 200.000 prescrizioni all'anno, e proprio di questo coincidono, appunto, che coincidono poi dopo con chiaramente i procedimenti da parte di chi si può permettere l'avvocato più scaltro e più bravo per allungare i tempi il più possibile. Gianni, io guarda, per stasera mi fermerei qui, affido a te, se tu sei d'accordo, la conclusione di questa puntata, per poi cedere la linea alla trasmissione che seguirà dopo la nostra. Sì, sì, no, io ti ringrazio intanto delle tue puntuali, dei riferimenti che ci dai, puntuali, sia sull'amianto sia su questa questione, appunto, vogliamo le mafie, su questa trasmissione. E appunto rilancerei appunto di parlare nella prossima puntata più in modo approfondito di questa cosa appunto che accenna Ligotti, del problema delle prescrizioni, ma anche della situazione degli uffici giudiziari, dei cancellieri che non ci sono, e quindi delle carenze strutturali, perché sono importanti nel perseguire anche i reati, anche delle strutture che siano idonee. Quindi a questo punto io ti ringrazierei e mi affiderei a Roberto per il passaggio alla prossima trasmissione. Ti affidi bene. Grazie, caro a te. Gianni, intanto sono state fatte in chat commenti sui vostri fondali, sono stati apprezzati entrambi, quindi io ringrazio sia Marco Marchese che Gianni Colacione per questa interessantissima puntata di Aboliamo le mafie e prima ancora di Lacrime d'Amianto. Torniamo nello studio di Lecce.